Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Abbiamo appena esplorato il settore dell'immobiliare, tantissimi consigli per chi sta cercando una casa, ma adesso pensiamo di averla trovata, la casa giusta per noi, e ora ci manca soltanto di renderla veramente il nostro regno. Allora adesso parliamo di tutte le nuove frontiere dell'abitare insieme a Fabio Vicamini, architetto. Buonasera. Buonasera. Allora, oggi la casa veramente può essere veramente innovativa, può essere una casa non solo da sogno, ma una casa che veramente ci aiuta, una casa intelligente. Si sente tanto parlare di domotica. Allora, esattamente questa domotica che cos'è? Allora, io faccio sempre un esempio che penso sia semplice e arrivi a tutti. Oggi le automobili sono tutte domotiche, le abbiamo vissute una decina di anni fa, quando ancora non erano elettroniche, quindi che non avevano tutte queste potenzialità. Oggi, se entriamo in un'automobile, hanno il satellitare, hanno certo, tutta una serie di strumenti che permettono una guida molto più facilitata. Nelle case no, le case invece sono in ritardo, sono in un grande ritardo. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, per dimostrare, per far capire che anche una casa può essere elettronica, può essere, e quindi facilitare la vita delle persone, semplificarla, ma non solo semplificarla, ma controllarla in una maniera più, renderla più facile e dare la possibilità alle persone che vivono in una casa di vivere con più semplicità e in più rispettando l'ambiente. Allora abbiamo costruito una casa, mm-hmm, una vera e propria casa, proprio toccabile con mano. Ah, quindi esiste, no? Una vera casa domotica, esatto, tipo? Una casa domotica, proprio da provare, come, mm-hmm, si indossa un vestito, si può provare una casa oggi. Mm-hmm. E quindi abbiamo in questo showroom da Lops, a Trezzano sul Naviglio, in via Cellini, quindi sì, arrivando dalla tangenziale all'uscita 5, è facile arrivarci. Al secondo piano ho inserito, come calata dal cielo, incastrata nello showroom, una villetta di 150 metri quadrati che, diciamo, racconta e fa vivere e toccare con mano alle persone che cos'è una casa innovativa, nuova, e abbiamo toccato tanti settori, tra cui appunto anche la domotica, e quindi è una casa che è controllabile tramite cellulare, tramite iPhone, e quindi è gestibile in maniera molto semplificata con tutta una serie di applicazioni e di realizzazioni. Abbiamo coinvolto più di 40 aziende per realizzare questa casa e diciamo, una persona che ci entra capisce veramente dove l'architettura ti può portare, magari intervenendo semplicemente con, non so, ad esempio mettendo la luce LED nella propria casa, oppure con un sistema di climatizzazione a basso consumo. Insomma, tutte queste innovazioni le abbiamo inserite in una casa da toccare con mano, quindi certo, è facile. Ecco, è importante poterla toccare con mano, questa casa, perché oggi si sente parlare di questa innovazione, anche questo racconto che ci ha fatto lei, a volte sembra un po' distante poter pensare ad una casa che magari sposta le pareti da sole per economizzare il nostro spazio, esatto, o che regola la temperatura in base da non farci spendere troppo. Ecco, invece oggi si può, ed è bello poterlo prima vedere che fare in casa, perché insomma siamo in un momento difficile, per cui tutte le volte che si deve affrontare una spesa è giusto anche che si possa parlare di fatti concreti, e per, certo, cui che si tocchi con mano. Ma andiamo bene a capire come si fa a creare questa casa domotica. Allora, quali sono i parametri che si devono guardare? Allora, ovviamente ci si deve affidare a degli esperti, ma diamo qualche dritta di base. Allora, innanzitutto combinazione, oggi siamo qua in questa trasmissione e abbiamo appena fondato proprio da qualche giorno un'associazione che si chiama Missione Architetto, che ha proprio l'obiettivo, un'associazione no profit, e ha l'obiettivo di diffondere, di far conoscere tutti questi sistemi per rendere una casa efficiente, di qualità, bella, pratica, comoda, moderna. Quindi l'obiettivo dell'associazione è proprio diffondere il più possibile, far conoscere alle persone tanti argomenti che magari si sono sentiti, si hanno magari delle informazioni base, ma poi alla fine non si è riusciti ad approfondire. Abbiamo costruito una casa, c'è una casa da toccare, sì, in cui entrare e vedere come funziona, e abbiamo, diciamo, definito 7 categorie, mm-hmm, anche qui sempre 7 che ritorna. Siamo, certo, torna sempre questo 7, ma prima di vedere queste 7 categorie abbiamo parlato di questa associazione, si chiama Missione Architetto, sì, e allora avete costruito questa casa con anche l'aiuto di 40 aziende, mi ha detto prima architetto, ma voi siete un'equipe strutturata di professionisti, di architetti, progettisti, ingegneri, certo, ingegneri. Ecco, un'equipe che può fornire subito informazioni dirette anche tramite il, certo, vostro sito, che è www.missionearchitetto.it, ma un'equipe
anche pronta ad aprirsi. E questo forse è qualcosa importante da dire oggi, in cui ci sono tanti giovani che hanno finito un lungo percorso di studio, guardano al mercato del lavoro e fanno fatica ad iniziare. Ecco, pensare che ci sono associazioni già strutturate dove veri professionisti vogliono guardare alla qualità è un qualcosa che dà conforto. Certo, il settore ha avuto dei grandi cambiamenti, se pensiamo all'energia, se pensiamo ai sistemi di climatizzazione, l'illuminazione, come illuminare la casa LED, cioè sono tanti temi e spesso le informazioni che un giovane architetto che entra oggi sul mercato del lavoro ha difficoltà ad assimilarle e poterle anche inserire nei propri progetti. Abbiamo coinvolto per fare questa casa Bitticino, che è un'azienda leader nel settore della domotica. Parlando con diciamo, i responsabili di Bitticino è venuto fuori che c'è una mancanza anche di una professione che abbia la capacità, siccome la domotica mette insieme vari impianti, quindi l'impianto di climatizzazione, l'impianto elettrico, una professionalità che sappia mettere insieme questi impianti diversi e che li sappia progettare bene e proporre al pubblico. Ecco, l'obiettivo dell'associazione è riuscire a formare anche questi nuovi architetti che abbiano la possibilità anche di diciamo, incontrare altri professionisti che completano quindi magari il loro bagaglio culturale scambiandosi informazioni e aiutandosi a vicenda. Certo, per cui una crescita. Insomma, una crescita, quindi da una parte gli architetti, dall'altra logicamente il gruppo di clienti e le persone che hanno bisogno di trasformare le loro case e lo vogliono fare con intelligenza. Benissimo, allora iniziamo a farlo. Lei ha citato sette categorie, tuffiamoci in ognuna di queste sette categorie. Beh, la prima l'abbiamo toccata, la domotica, sì. Che riteniamo che è una categoria ancora tutta da scoprire, però importante, perché stiamo parlando di tutta la tecnologia che gestisce l'impiantistica, quindi domotica, ecosostenibilità, un altro argomento fondamentale, cioè stiamo parlando di case, la casa è il nostro ambiente, dove viviamo quotidianamente, dove passiamo gran parte delle nostre ore, dormiamo, viviamo a contatto con un ambiente che deve essere il nostro ambiente. Ecco, l'ecosostenibilità vuol dire fare in modo che quell'ambiente non danneggi l'ambiente degli altri e che sia un ambiente salutare per tutti. Certo, no? Quindi intervenire in modo che quando costruisco con qualità e non danneggiando l'ambiente è una tematica fondamentale. E quindi abbiamo degli esperti che sanno proprio dare la consulenza in questo senso. Poi la personalità, un altro elemento importante. Spesso viviamo in case che ci ritroviamo arredate o comunque realizzate in una maniera che non ci rappresenta. Abbiamo fatto un lavoro, magari abbiamo comprato e poi alla fine diciamo ma boh, è non una casa uguale a quella del vicino, esatto. Uguale, conformata. No? Invece è importante che la nostra personalità venga fuori. Un altro elemento importante è il benessere delle persone, cioè io vivo in una casa, devo stare bene psicologicamente. Pensiamo a quante ore passiamo nella nostra casa, deve essere un luogo confortevole e confortante, perché tante volte torniamo a casa stanchi, sfiniti, insomma non ci possiamo trovare in un ambiente non del tutto comodo. Esatto, invece il benessere può essere portato in casa con tanti, oggi dalla palestra, dalla spa di casa, dal bagno turco, alla sauna, ci sono tante possibilità. Nella casa abbiamo fatto veramente una summa, quella che abbiamo, dove lì si possono vedere quasi tutte, però diciamo sono tanti gli elementi, a volte basta anche solo lavorare sulla psicologia del cliente, capire quali sono i suoi hobby, i suoi piaceri e inserirglieli nella casa ben dimensionati. A volte il progettista non sta molto attento a qual è l'esigenza del cliente. Esatto, invece bisogna stare ancorati alla richiesta. Soprattutto oggi, che quando appunto si investe, magari lo si fa con attenzione. Allora, prima di andare ad esplorare le ultime categorie, capiamo se questo genere di casa, queste categorie che abbiamo iniziato a scoprire, sono raggiungibili per step. Intendo, si possono fare una serie di investimenti nel tempo o una casa domotica, una casa strutturata, ecosostenibile, ricca di personalità e di comfort, è una casa che invece va progettata e finita in quel momento? No, anzi, proprio questo è il lavoro che dovrebbe fare un architetto, un progettista. Tracciare un percorso vuol dire fare un bel progetto, non lasciare al caso. Ad esempio un impianto domotico può essere disegnato, posati i cavi e tutto quello che occorre per renderlo usufruibile, ma poi magari gli elementi che ho bisogno per inserire, ad esempio non so, le telecamere di controllo, oppure certi touchscreen che mi danno la possibilità di intervenire sull'impianto, o comunque delle implementazioni con luci
non è, possono essere aggiunte in una fase successiva. Se ho disegnato bene un impianto, diventa facilissimo. Certo, se in qualsiasi momento si può riprendere il lavoro. Certo. Anche perché un impianto domotico, come è posizionato, è facilissimo intervenire. Da qualsiasi punto di controllo dell'impianto intervengo nel momento che ho installato quella lampada, riesco lampada o luce o controllo, posso intervenire in maniera molto immediata e semplice. Sì, però si può intervenire su una casa domotica, è una cosa bellissima, anche veramente a distanza, per cui se ci si dimentica una finestra aperta, il riscaldamento troppo alto, basta poco, basta una telefonata. Ma non neanche, basta collegarsi a internet, oggi con gli smartphone è facilissimo, e si dà un comando e la casa reagisce. La casa è lì, pronta a assecondarci. Benissimo, largo spazio anche alle emozioni nelle case domotiche. Emozionalità, cos'è la vita se non è senza emozioni? Quindi una casa può emozionare. Abbiamo inserito ad esempio un home cinema, un home cinema 5D, dove praticamente vedo il film, magari la mia passione è il cinema, poi la vedo immerso in un ambiente dove le sensazioni mi avvolgono. Quindi, bellissimo. Ad esempio, per ci cui sono... tutti i massimi comfort nella propria casa. E poi ultima categoria importantissima è il risparmio, per cui una casa che si può anche autofinanziare magari a volte con il fotovoltaico. Ecco. Esatto. E allora, queste erano le prime informazioni, ma poi le trovate veramente tutte sul sito www.missionearchitetto.it. Allora io ringrazio Fabio Vicamini, scusatemi, e la rinvito un'altra volta per continuare a approfondire questa casa domotica. Adesso un pochino di pubblicità e poi ci dedichiamo ai nostri amici animali. A tra poco.